stato detto che si sente meglio senza di loro, ma non è caso mio. Allora, questa sera, innanzitutto per chi non è mai venuto a questa manifestazione, è una manifestazione che vive da 24 anni, la 24esima edizione, ed è anche una rarità, diciamo, perché è una delle pochissime manifestazioni di musica classica. Quando si parla delle estati, soprattutto qui nei posti di Riviera, si pensa molto spesso, ahimè, all'intrattenimento, che non c'entra niente con la musica d'ascolto e la cultura musicale, come nel caso di questa sera e anche sabato prossimo. Allora, è una serata speciale, io ogni anno, questi 364 giorni che ci separa, Renzo, parlo come un'innamorata proprio. C'è questa puntata, diciamo, un abitué, con il maestro Renzo Ruggeri, che io stimo tantissimo, voglio molto bene a questo ragazzo, che è sempre uguale. Renzo Ruggeri è un musicista con la M maiuscola, lui ha suonato in tutto il mondo. Posso anche dire che Antonella Ruggero, l'ex di Mattia Bazar, ha fatto tanti concerti con grande successo grazie all'accompagnamento di Renzo Ruggeri, il quale è di un talento e un'estrosità incredibile. È anche compositore, no, tu dici Italia, ma non fare il fisco con ragazzi. Questa sera insieme al maestro Claudio Zorò, che non vedo, dove sei? Ecco qui, sì, vedo. Ascolteremo tre musicisti, tre ragazzi giovani. Io adesso mi devo mettere gli occhiali, Renzo. Come te? Leonardo Rondolone, Gianmarco Alcini e Emanuele Marcheggiani. Allora, dico i brani che verranno eseguiti, va bene, nella prima parte. Il programma è articolato in tre parti, sono allievi preparati da loro, voi due, da voi due, appunto. E nella prima parte ascolteremo Leonardo Rondolone, fisarmonica acustica, appunto, il Valentango di Renzo Ruggeri, Son for SD, non lo so, immagino che sia una bella donna, no, un bel uomo, era una commissione, va bene. Poi Billy's Bones di Charlie Parker con l'arrangiamento di Renzo Ruggeri, poi Il volo degli angeli, Carrozza, il compositore, fisarmonica elettronica, e poi La tempesta. Allora, Leonardo Rondolone, nato nel 2002 a Teramo, si avvicina all'organetto con il maestro Renato Ruggeri. Non sei qui? No. Ah. Vince diversi premi internazionali come il Premio Nazionale Città di Teramo, All Music Festival Vittoria e Accordion Art Festival di Roseto. A 15 anni inizia lo studio della fisarmonica con il maestro Renzo Ruggeri e prosegue con importanti affermazioni all'Italia Award di Roseto, il podio nel concorso internazionale di Montreux-les-Mines, Francia, e la vittoria alle selezioni del trofeo mondiale che quest'anno si terrà in Portogallo. La Francia, per chi non lo sa, diciamo che Renzo, correggimi se sbaglio, è la nazione più importante per la fisarmonica. L'Italia è importante, ma anche la Francia. No, con l'accordeone. Sì, c'è una grande storia della fisarmonica, certo. Vero? Sì, l'Italia sì, ancora no, di più. Volevo solo dire che tutto mi scuso con la presenza del mio nome spesso, ma in fondo questo è noi facciamo questo concerto, ormai siamo alla terza edizione per noi, sì. Perché questa è una preparazione a quelli che saranno le prossime competizioni. I ragazzi hanno è molto importante per loro il contatto con il pubblico, perché dovete sapere che quando si suona a casa tutto funziona, loro sono concentrati, ma quando si sta su una sedia di fronte a un pubblico, allora
testa cammina, e quindi si abituano a gestire la doppia persona, no? Cioè che quella che suona e quella che sente. Quindi per noi, ecco, quindi questo per noi è molto importante. Quindi io provvedo a fare una serie di full immersion, una serie di concerti, cioè fare in modo che i ragazzi siano pronti alle evenienze. Infatti appena siamo arrivati verso le 6 erano veramente spaesati un attimino, poi insomma pian piano hanno fatto, diciamo, una piccola prova, insomma, tutto poi ha funzionato bene. Quindi vi dicevo, questa per noi è una prova, e tra l'altro ci porta anche fortuna, perché ogni anno raccogliamo poi dei frutti. Ecco, e infatti questo concorso che tu hai citato, di cui si parlava, che è praticamente Monzo le Monzo, ma io ho impiegato 15 giorni, ed è un concorso nuovo dove tutti e tre i ragazzi siamo andati all'inizio intorno a metà luglio, e tutti e tre sono arrivati a podio. Due di questi hanno addirittura vinto la categoria internazionale, quindi sono ragazzi giovani e sono molto molto bravi. Volevo solo aggiungere una piccola cosa: innanzitutto volevo salutare il mio collaboratore strettissimo Claudio, che lui oggi è un maestro, però insomma è stato anche lui un mio allievo ormai, non so se qua gli anni passano, cara carriera, però insomma noi lavoriamo in stretto contatto, quindi abbiamo dei compiti ben definiti e portiamo avanti questi ragazzi con grande passione, facciamo il possibile. Ecco, due parole e poi non vi scoccio più. Aggiungo soltanto che questo programma che ascolterete è esattamente il programma che i ragazzi porteranno alle competizioni, quindi non hanno scelto i migliori brani, alle competizioni concorsi. Esistono tre concorsi importantissimi nell'ambito della fisarmonica, esistono tanti, ma questi sono i più importanti. Per loro vincere uno di questi concorsi almeno una volta significa avere un curriculum di sostanza. Quindi quello che voi sentirete non sono i loro migliori brani, ma sono i brani che quest'anno porteranno, quindi per loro è proprio una prova generale. Tra l'altro neanche vediamo cosa succede, faremo aggiustamenti, infatti noi siamo presenti proprio per prendere appunti, per poi rifinire tutto quello che sarà. Quindi loro partecipano nelle categorie che si chiamano virtuoso, praticamente hanno le stesse tecniche della musica in generale, la musica classica eccetera, però ovviamente la musica, quello che ascolterete, ha un sapore popolare, quindi prende dalla musica popolare, dalla musica jazz, dal tango e così via. Non mi dilungo oltre, incoraggiamo questi ragazzi che sono giovanissimi, sono tutti minorenni, quindi potete immaginare, già uno voleva scappare, un altro non ha mangiato, un altro le mamme sono presenti, già una bambina, mamma, anche le tante mie madre, li voglio far ridere, perché guardate, Leonardo sta morendo. Leonardo Rondolone, grazie di essere intervenuto. Lui è più spaventato di tutti, quindi veramente poi fategli degli applausi grandissimi, che ha veramente paura. Abbiamo aggiunto stasera una piccola sorpresa. Quest'anno, siccome sono state inserite delle categorie elettroniche, e quest'anno abbiamo tentato di fare un programma anche elettronico, e per la prima volta anche per noi, oltre che per loro, vi faranno ascoltare, oltre al repertorio acustico, un brano con la fisarmonica elettronica. Spero che apprezzerete. Grazie. Per la ripresa di questo concerto, le fotografie, e ringrazio anche i gentili angeli, visto che sono degli angeli, no? Della protezione civile, che vengono qui a proteggere a voi e tutto il pubblico. Grazie e buon ascolto.
fisarmonicista di questa serata è Gianmarco Alcini, nato nel 2002, anche lui, a Pescara, tutto abruzzese. Dico sempre, Renzo, che i musicisti nostri sono bravi, forse più bravi, ma bravi, no? A Pescara intraprende lo studio della fisarmonica con il maestro Claudio Azzarò, un po' francese, no? Fa un po' di scena. Dall'età di 9 anni frequenta corsi di perfezionamento con il maestro Lorenzo Ruggeri, ovviamente. Ha partecipato a numerosi concorsi, tra cui l'Accordion Art Festival, ottenendo nella scorsa edizione il primo premio di primo assoluto nella sua categoria. Vince anche il premio Barasso a Caramanico Terme e il primo premio a Montreux-les-Mines in Francia, e viene selezionato per il trofeo mondiale in Portogallo. Gianmarco Alcini suonerà con la fisarmonica acustica tango italiano, sempre di Ruggeri, Song for SB, che ci svelerà alla fine di questa serata. Che è questo SB? Non lo so. Sebastian Bach, può essere? No. Maestra Summonte, non lo sai. No. Vabbè. Musetta Mania di Deschamps Richard. Musetta è un genere musicale tipo Bach, no? Sì. Si fa riferimento a quello, sì, la musetta, tipo Gavotta, no? Poi Acquarelli italiani, bellissimo, questo titolo di Ruggeri, ovviamente. E poi nella fisarmonica elettronica, che è una novità assoluta. Io personalmente non l'ho mai ascoltata, non so quanti di voi, è eccezionale questi. Poi ci spiegherete questi suoni come vengono prodotti, no? Quindi usare il computer in modo intelligente. Ecco. Suonerà improvvisazioni di Alcini, quindi un brano che hai scritto tu, quindi sei interprete e compositore anche. Un applauso a tutti. Thank you.
fisarmonicisti di questa serata, ma è stato anche presente l'anno scorso, il maestro Claudio. Manuel Matteggiani, mi pare, Claudio, che è un po' più jazzista, o no? Vedo, è un po' appassionato di jazz, vedo, nel programma, Sì. Comunque sono tutte e tre... Cioè, consideriamo che questi ragazzi hanno 17 anni, consideriamo che vanno a scuola la mattina, e frequentano... Manuel è anche più piccolo, sì, del 2003. Per arrivare a questi livelli studiano tante ore, ma proprio tante, quindi sono loro che fanno grandi i giovani, perché adesso sono delle eccezioni, no? Quindi, ma neanche uno su 1000, uno su 10.000 ormai. Allora, Manuel Marcheggiani, nato nel 2003, sì, quindi ha 16 anni. Inizia lo studio della fisarmonica con il maestro Claudio Azzarro, e si perfeziona con il maestro Lorenzo Ruggeri, ovviamente. Partecipa ai corsi di perfezionamento all'Accordion Week di Nocera Torinese e Giulia Jazz Teramo. Nel 2016 vince la borsa di studio nella scuola civica musicale della sua città. Ottiene inoltre numerosi premi internazionali, Italia Award, All Music Festival Vittoria, Premio Paolo Barasso, Premio Mirabello e tanti altri. Nel 2018 ottiene la prestigiosa vittoria al PF, Premio Internazionale Fisarmonica di Castelfidardo, famosissimo, e quest'anno il primo premio a Montreux Ice Mines, ma se ci fosse Renzurge la pronuncia, vabbè, in Francia. Oltre a essere stato selezionato per il prossimo trofeo mondiale in Portogallo. Suona in trasmissioni televisive e nel Museo Internazionale della Fisarmonica di Castelfidardo e collabora con attori come Giorgio Colangeli, Pamela Minoresi. Pamela Minoresi, pare che aveva fatto il film dedicato a una stella, proprio lei, sì. Mi ricordo questa attrice bravissima, e Daniela Musini. Manuel Marcheggiani suonerà Tango al Sur, Ruggeri Ciraci. Misti, famosissimo tra loro sono di un film, no? Vero? Degli anni 50, di Gardner, arrangiato da maestro Azzaro? No, Azzola. Poi Spain di Corea, appunto, che è un compositore jazz, Chick Corea, famosissimo, è venuto anche a Pescara nel Festival Jazz, vero? Esatto. Poi Manamana. Scusa, ma io lo spagnolo, fino al francese posso arrivare, lo spagnolo no? Umiliani, chiedo scusa, fisarmonica elettronica, poi il bosco, il brano della fisarmonica elettronica e poi l'ultimo brano, il bosco incantato di Renzo Ruggeri. Prego, Manuel Marcheggiani. Ignoranti sono pieni di tasti bianchi, tasti neri. La fisarmonica a bottoni bianco e nero ci posso anche arrivare, ma questa la vedete? Cioè, tu mi devi dire come si fa a trovare quelle note? Questo è il punto. Ecco, sì. Ma due thank you.
Cruciani. Thank you.
appuntamento i solisti. Nella prima parte c'è Silvia Monti, violino solo, nella seconda parte Simona Ciascia, pianoforte solo. Poi qui c'è un piccolo errore, io ci tengo a precisare, dovuto alla fretta anche dei tempi con la tipografia. Il 3 settembre c'è il concerto anche il 4, ma non è il giorno di venerdì, ma è martedì, mercoledì, è il tipografo Dunita ha sbagliato mese, quindi è martedì 3 settembre e mercoledì 4 di settembre. Grazie mille, grazie e buon anno.